Cari amici, benvenuti in questo nuovo video. Ciao. Per capire come siamo finiti a fare un video su questo gioco, dobbiamo tornare a un paio di giorni fa. Sai che è appena uscito un gioco chiamato Dreams? Ma lo sai che devo essere riuscito per anni a schivare tutte le informazioni su questo gioco, quindi non ho idea di che cosa sia? Ti faccio vedere un video. Ed ecco spiegato come siamo finiti a fare questo video. Siete quindi pronti per sognare ad occhi aperti. Benvenuti su Dreams. Dreams è un gioco incredibile. Possiamo dire che è il gioco dei giochi, di tutti i giochi mai creati. E questo perché ti permette di dare pienamente sfogo alla tua creatività in qualsiasi modo, creando animazioni, giochi, sculture, la musica, qualsiasi cosa tu voglia creare è tutto a portata di pad. Quindi anche in maniera semplice, come siamo abituati a prendere in mano un pad per videogiocare, Dreams ci permette di realizzare i nostri sogni in qualche modo. Innanzitutto, come vedete, siamo questa creaturina pelosozza. Siamo troppo carini. Siamo questi. Siamo morbidini, facciamo bang 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 bang. Dreams è quindi un gigantesco editor che ci permette di creare qualsiasi cosa. Quindi tutto ciò che vedremo saremo in grado di ricrearlo noi stessi, anche se sembra incredibile. Ma prima di lanciarci quindi nella creazione onirica, direi di fare un bel viaggio tra i sogni. Martello panico! Che ne dici? Iniziamo martello panico e noi saremo un martello! Incredibile! Fallo a pezzi, colpisci oggetti e lampadine colorate dell'avversario per accumulare punti. Bene. Se io anche faccio i piatti è uguale. Fai i piatti, sì. Faccio il lavo. Lava i piatti. Ah, 9-9. Devo sbrigarmi. No, non ti sbrigare, grazie. Ah, ok. Prendi, pipipipipi, 13 a 10, dai. Sto facendo il giro tondo intorno a un chiodo. 14 a 12, vincitore del primo round. Tabellone in frantumi. Colpisci gli oggetti nel tabellone dell'avversario per accumulare punti. Sarà difficilissimo. Cosa devo fare? Questo. No! Che fai? Quella è la tua porta? La mia porta. E con questi possiamo toglierla di mezzo così per evitare un tiro. No! Gol! No! 1-1! Ho sbagliato! No! Allora! 2-2! No! Basta toglierti la porta! Ho dei problemi a porta! 3-2 hai vinto! Vai, sfida finale! Onde d'urto! Fai cadere il tuo avversario per accumulare punti! E vai! Spliff! Spliff mio adorato! Bene! Spliff. Come si sa? Come si salta? Come si cade? Ah, quello lo so, Quello lo so! Vieni qua che ti prendo! No! Mamma mia, sono caduto di sotto. No. Vieni qua. È bellissimo. Che rischio. Sono direttamente volata via. Attenzione. Sono finita di sotto con eleganza. Guarda, io adesso non premo neanche per fare... Perché dici che... Ma dai. Perché dico che... Esatto, dai! Dico che ti cadi da sotto. Risultato finale, sono il vincitore! Bravissimo! Allora ti rincorro, bellissimo! Pollice in su, bellissimo! Super divertente! Diciamo che questa non è la punta dell'iceberg, è la punta della punta della punta dell'iceberg! È un infinitesimo delle possibilità che abbiamo con questo videogioco e io credo che sia incredibile! Presentiamo la nostra epica avventura, il sogno di Art! Creata interamente con Dreams da Media Molecule. Tutto ciò che vediamo, possiamo farlo anche noi. Ok, bene. Sei qui. Perfetto. Ho una storia per te. E come in tutte le grandi storie, ci sono azione. Risate. Un cattivo davvero cattivo. È l'ingrediente più importante di tutti.
musica. Sono Art, suono il contrabbasso, il più bello strumento che c'è. Sai, credevo di essere il migliore, il top dei top, ma in realtà era un periodo orribile, davvero. Stavo uno schifo, avevo proprio toccato il fondo. Senza questo sogno non mi sarei mai rialzato. Il sogno sembrava così reale, ma non riesco a ricordare bene. È tutto un po' nebuloso. I miei aiutanti, così soffici e impalpabili, mi ricordano cose che non vorrei. Non solo quindi potremmo creare un gioco, ma anche delle cutscene, in modo da dare un taglio cinematografico ad ogni scena. Olè! Vale. Possiamo aprire la porta? Vai! Là. Vai là. Prego, amanti! La band. Olè! No, non così magari. Aspetta, questo io? Via! Stavamo per sfondare. Avremmo avuto la nostra prima serata al Cherry Tree se non me ne fossi andato. Si suona! Bing. Vai, suona, guarda questo basso, sono bravissimo a suonare. Tu sei fatto per suonare questo... Forse ci ho messo un po' troppo a fuga. Certe volte le cose si capiscono solo sognando. Come una lampadina che si accende. Vai, tu tira su e io accendo. Tienila su e io accendo. Devi andarci più piano. Stai coprendo me e tutta la band. Più piano? Datevi una mossa voi. Sono l'unico che si impegna qui. Più piano, dici? Ok. Me ne vado. È abbastanza piano così. Tutto bene? Ma si è rotta anche la lampadina. Attenta, ci metti troppo a fuga in tutto. Ma no. Bene. Come ho detto, era un periodo buio, ma non è sempre stato così. Laila ed io eravamo così amici, suonavamo insieme sin da bambini. Quello è Pulce. Pulce, oddio. Me lo sognavo spesso, Pulce. Era il mio robottino che si illuminava. Beh, finché è durata la batteria. So come ti senti, Pulce. La valigetta di papà? Non avevo nemmeno il permesso di aprirla. Ma sei fortissima, eh? Francis e Foxy la benda. Che ci fate lì dentro? Possiamo anche controllare alcuni degli oggetti che troviamo sulla scena. Io e Laila ci giocavamo sempre. Francis distruggeva tutto. E Foxy era un super tiratore scelto. Perché sono io quella e tu quello, scusa? Perché tu mi hai fregato quella. Ho sbagliato. La volevo io, però ho preso questa. Sei così piccolina. Ciao. Occhio, occhio. Io. Non ci credo. Rosetta. La mia preferita. Volevo sempre giocare con te. Cosa succede? Ehi, amica, dove vai? Che figata, c'è anche tutta questa bellissimo. Scena iniziale, è bellissima. Che poesia. Ah. C'ho il martello, non eh. C'hai un martello panico? Sicuro. Tu puoi mirare e sparare, invece. È il Rana Califfo, questo. Togli i gancetti. Ancora uno. Vai. Là. Hai trovato una bolla premio. Puoi usarle per personalizzare la tua base onirica e per le tue creazioni. Tieni gli occhi aperti, ce ne sono molte altre da trovare. Mi ricorda un po' come gli stickers che potevi trovare in Little Big Planet. Attenzione!
Ah! Cos'è? Bolla premio! Carino, abbiamo sbloccato le rane, quindi le possiamo mettere nei nostri livelli. Figata questa. È stata carina. Cos'è, un checkpoint? Qui c'è una ranona. L'acqua fa male. Lo sanno tutti. Meglio se la attaccavi tu, bravissima. Attenzione, c'è una bolla premio, prendila tu che io sono morto. Grandissima che l'hai scoperta. Olè. Ma sono io? Sembravi. Ecco, vedi, sono morto, però almeno sono tornata qui. Oh, bravissimo. Quindi sono davvero i checkpoint, stupendo. Ed ecco il nonno rana. Erano di mia madre. Le collezionava, ma un giorno le ruppi. Vai. Rosetta mi hai spaventato però, eh. Ed è bello anche perché la grafica fondamentalmente di ogni gioco che si può creare in Dreams è quella che si vuole. Si possono creare anche dei giochi in 2D pixellosi. Ops. Tranquilli, è un sogno. Se si muore non succede nulla. Ciao. Risaliamo la montagna. Corvo. Ricordavo ci fosse un corvo disgustoso nel mio sogno. Hai mai dormire con le orecchie aperte? Entrano da lì, corvo. Via, ciao. Che brutto. Odio i corvi. Da quando uno di loro strappò un occhio a Foxy. Io e Laila eravamo convinti che tutti i corvi fossero comandati da un corvo malvagio chiamato Becco Spino. Mamma mia. Quindi vuol dire che si possono creare anche dei bellissimi giochi horror su Dreams. Quindi diventerà Nightmares un giorno, secondo me. Prima questo, vai. Poi questo. E poi quello grande. Ciao. E scappa. Roma. Rosetta, torna qui. Che stai in pace. Ehi. Che succede? Gli effetti atmosferici fatti così sono bellissimi. Mi piace troppo lo stile grafico che gli hanno voluto dare. Però attenzione che ci sono delle bolle premio. Mia. Ok, attenzione. Oddio, no, sono solo. Sono proprio andata a abbracciarli con gioia. Salvami. Help. Ok, ci sono un pelo. E voilà, sono tornata. Ok, dobbiamo togliere questi lucchetti. Su. Le cose di forza le fai tutte tu che ti vengono a meraviglia. Visto? Sono forzuta. Cucù. Cos'è? No. Foxy, Francis, attenti, è Becco Spino! Ha preso Rosetta! Lascia andare Rosetta! Missione Spiritello completata a Becco Spino e abbiamo preso il nostro primo trofeo del gioco! Salviamolo! Tiriamo giù! Via! Dai, dobbiamo salvarlo! Cose di forza le dovevo fare io, no? E? Vieni, esci presto che ci sono... Se no tornano i corvi! E vabbè, sembri Dracula che si risveglia però, eh. Buongiorno! La mia testa! Mi sento come se un uccello mi avesse fatto un nido nel cervello. Questo posto fa schifo. Sto per vomitare. Yeah. Non addosso a me, grazie, però. Vattene via! Maledetta! Ah! Malaugurante creatura! Ah, che succede? Cos'è successo ieri sera? Bevuto troppo? Cos'è questo suono? Bellissimo. Laila, sei qui per mettermi di nuovo in imbarazzo? Ci siamo fusi? Non ho bisogno di te. E di nessun altro. Andate tutti a... quello là è il mio drago. Fluttua via.
Ah, sei tu il drago, quello di Caltone. Vedi che brava che sono? Faccio le ombre sul muro. Ehi, baffone, fammi entrare. Il mio drago è lì dentro. Draghi? Niente draghi qui, solo passeggeri con il biglietto. È diventata una sorta di avventura grafica dove possiamo scegliere i dialoghi. Fammi entrare! Andiamo, spazzolone. Spatti da parte e fammi salire. La informo che sono un membro molto importante del sistema dei trasporti, signore. Possiamo, ti prego. Vai. Scommetto che lo scopettone che hai in faccia non ha bisogno del biglietto. Prego. Sono stato baffo dell'anno per 7 anni di fila. Ovviamente, e lei che ha fatto nella vita? Wow, non potresti provare a essere ancora più fastidioso? Capisco bene quel che vuoi fare. Un musical. Salire e partire, ma mi devi ascoltare. A tutti capita di inciampare e poi cercare di ripartire, ma col biglietto per salire. I biglietti. Che faccia fai? Tirati su, ora per te io canterò. A Tile Mammon legge un po' sul tuo rumore, non dir di no. Se sul mio treno vuoi salire, c'è una cosa da capire. Anche se insisti e vuoi venire, sol col biglietto puoi partire. I biglietti. Solo una cosa devi aver, il biglietto per viaggiare. Ma guarda un po' che faccia fai, da dove sbuchi non si sa. Tu ti sei perso e non lo sai, su dillo a me cosa non va. Dici che musicista sei, che solo mosche in tasca hai. Questi non sono fatti miei, senza biglietto sono guai. I biglietti. Una cosa devi avere, il tuo biglietto per viaggiare. Biglietti, prego. Mi hai convinto, ci voglio il biglietto. Se ce l'avessi, te lo... Dove non batte esso? I peggio mi fanno impazzire! Mi raccomando, comprate sempre il biglietto quando andate in treno. Il gioco dell'anno per i prossimi 10 anni. Cioè... Anche i 20, dai. È bellissimo! Chi se l'aspettava un musical all'improvviso? Ed è solo un piccolissimo assaggino minuscolo di quello che si può fare in questo gioco. È solo una delle tantissime migliaia di storie che possiamo creare, possiamo vedere create da tantissimi giocatori della community. Infatti, un giorno creeremo naturalmente anche noi qualcosa su questo gioco, come anch'io in passato ho creato dei livelli per Little Big Planet. E sarebbe bellissimo se avete anche voi Dreams di dircelo, così possiamo magari provare le vostre creazioni. Verrebbe fuori qualcosa di meraviglioso. Ci farebbe molto piacere, quindi ovviamente fatecelo sapere. Noi speriamo tantissimo che questo video vi sia piaciuto e che Dreams vi piaccia. Fateci sapere nei commenti se volete che continuiamo questa storia e che portiamo altri video su questo meraviglioso gioco dei giochi. Grazie a tutti e alla prossima, cari amici! Ciao!